A pagina 609 il libro Amaldi parla dei colori e le lunghezze d'onda e anche le frequenze della luce visibile. Fa vedere per esempio che un laser rosso di lunghezza d'onda 701 nanometri ha un campo elettromagnetico oscillante a 428 terahertz. Più o meno come avevamo fatto noi, avevamo visto nel video delle penne laser. Il libro fa anche vedere a quali lunghezze d'onda si trovano i vari colori. Il rosso è quello che ha la lunghezza d'onda più lunga, va da circa 610 a 750 micron, nanometri, e infatti i nostri laser rossi hanno lunghezze d'onda di 633 e 650 nanometri. Noi abbiamo anche un laser verde da 532 nanometri e un laser blu-viola da 405 nanometri. Il libro presenta anche una bella analogia, un bel confronto di analogie e similitudini tra la luce e il suono. Nel caso delle onde sonore oscilla la pressione dell'aria, ci sono sovra e sottopressioni. Nel caso delle onde luminose oscilla il campo elettromagnetico. Ricordiamo che mentre le onde meccaniche come le onde sonore hanno bisogno di un mezzo materiale, aria, acqua e così via, ma nel vuoto non possono propagarsi, invece la luce è un'onda elettromagnetica che si propaga anche nel vuoto. Il libro mostra anche chi è la sorgente delle onde sonore, sono le vibrazioni meccaniche, invece le sorgenti delle onde luminose sono cariche elettriche oscillanti, ma questo lo vedremo più avanti. Abbiamo detto che il suono si propaga solo nei mezzi materiali, la luce anche nel vuoto, la velocità è molto diversa, nell'aria centinaia di metri al secondo, circa 340, nel vuoto 300.000 km al secondo. Anche la frequenza è molto diversa, qui stiamo al massimo a 2 × 10⁴ Hz, mentre invece qui stiamo a 10⁴, 10⁵. La lunghezza d'onda pure è estremamente più piccola, quella della luce visibile, perché stiamo intorno al mezzo micron, mentre invece nel caso delle onde sonore siamo dal centimetro in su in pratica. La piccola lunghezza d'onda della luce spiega anche perché è difficile riconoscere interferenze e diffrazione della luce nei fenomeni quotidiani, proprio perché abbiamo bisogno di fessure molto piccole in modo da essere confrontabili con le lunghezze d'onda della luce. Invece per il suono bastano porte e finestre delle dimensioni del metro, perché le onde sonore hanno una lunghezza d'onda molto più grande della luce.